luci sono spente. Controlliamo la cassetta dei fusibili. Di sotto non c'era corrente, ma avrei potuto riattivarla lavorando alla cassetta dei fusibili. Sembra abitato. Pensavo che gli Anderson fossero rinchiusi. Le grida di Alice risuonarono di nuovo nel silenzio della notte. Mi vidi mentre correvo verso il cottage con la torcia in mano. Seguì il mio io passato. Ero un osservatore di me stesso, un viaggiatore nel tempo, in un sogno folle e ubriaco. Era l'inizio, la notte in cui Alice scomparve. Il mistero di ciò che successe durante la settimana di vuoto stava per svelarsi. Sì, ma non credo che riescano a tenerli a bada alla clinica. Scappano spesso e vengono qui a sbronzarsi. Non male! Che musica da paura! La musica? Sì, la sento. Dobbiamo scoprire da dove viene. E questo è il messaggio di cui parlavano gli Anderson. È per questo che siamo qui. La signora delle luci? Ah, deve essere quella vecchia pazza ossessionata dalle lampadine. Cynthia Weaver. Esatto, deve essere lei. Ok. Dobbiamo trovare Cynthia Weaver. Passeremo qui la notte e torneremo in città non appena farà luce. Ehi, Al, manca parecchio all'alba. Rilassiamoci un po'. Rilassarci significa sbronza. Dai, Barry, questo... Troveremo, ok? E anche se sei un bastardo svitato, starò al tuo fianco a qualunque costo, sempre, Al. Sei come un fratello. Sono uno scrittore, dannazione. Giusto. Se solo volessi, potrei scrivere 10 libri all'anno. E sarebbero tutti i migliori dell'anno. No, non potresti. Esatto, non posso. Ma potrei. Sono uno scrittore. Cosa? Ma che cosa c'è in questa roba? Sento come se il cervello mi uscisse dal naso. Ruberò la formula con i mentecanti e sarò... un miliardario dell'alcol. Mi manca tanto, Barry. Vorrei tanto fosse qui con me. Lo so, lo so. Andrà tutto bene. Ne verremo a capo. Alice!
sto arrivando! È tutto a posto! Arrivo! Era un folle sogno ubriaco, ma al tempo stesso era molto di più. Era la verità, un ricordo sepolto risvegliato dall'alcol degli Henderson. Ero là, un osservatore di me stesso. Era la notte in cui io ed Alice eravamo arrivati a Bright Falls, la notte in cui scomparve. Avevo un'opportunità per scoprire cosa fosse successo. Mi ricordai di essermi sorpreso che il cottage fosse Alice, al buio. Alice! Alice non avrebbe mai spento le luci. Ricordai di aver intravisto Alice sott'acqua mentre sprofondava lentamente nell'oscurità. L'ultimo ricordo di quella notte era di essermi tuffato per salvarla. Poi, la prima cosa che ricordavo era di essermi svegliato nell'auto incidentata e di aver trovato le prime pagine del manoscritto. Non riuscivo a trovarla in quell'oscurità. Dovevo aver pensato fosse annegata. Alice! Jagger aveva Alice. Alice! Quindi aveva me. Alice! No! Ero stato una preda facile. Guarda il cottage. Sbaglio o c'è qualcuno alla finestra? Alice! Forse non è affatto annegata. Forse è là dentro. Alice! Sì. La presenza oscura mi aveva toccato, affondato gli artigli nella mia mente e mi aveva usato come un fantoccio. Deve essere qui da qualche parte. Forse di sopra, nello studio. Alice! Sì, ecco dove si trova. Puoi chiederle scusa. Alice! Vi farete una risata e vi lascerete tutto alle spalle. Alice! Non è qui. Sei stato sciocco a pensarlo. No, è morta, annegata. No, no, no! Tua moglie è morta per colpa tua. Sei tu il colpevole. Voleva solamente aiutarti a scrivere. Ma tu l'hai uccisa. No! Oh, calmati, c'è ancora speranza. Cauldron Lake è un posto speciale. Ti dà il potere di cambiare le cose. Voleva che tu scrivessi. Ti dirò cosa devi fare. Puoi scrivere del suo ritorno. La storia diventerà realtà e tutto tornerà a posto. Lei aveva Alice e il manoscritto era il riscatto. Sì, scriverò. Riuscirò. La porterò indietro. No, l'ho scritto io. Ora ricordavo tutto. Nell'oscurità avevo scritto per giorni, una settimana, quasi un intero manoscritto di un romanzo intitolato di Barger. La Jagger era il mio revisore. Mi sussurrava all'orecchio in modo che la storia la rendesse ogni momento sempre più potente. Credevo di salvare Alice. Nonostante avesse imbrigliato la mia mente, una parte di me era stata abbastanza lucida da inserire una via di fuga nella storia. Una luce nel cottage che mi avrebbe liberato prima di finire. Per interrompere il racconto prima della sua fine, in cui l'oscurità divorava tutto e tutti. Zane era debole e lontano. Ma lo avevo inserito nella storia e la sua luce era stata sufficiente a liberarmi. Lei non è qui ora. Io sono qui perché così è scritto. Ho portato la luce per liberarti. Devi fare in fretta. Scoprirà che sono qui. Tornerà presto. Ha rubato il corpo della mia Barbara molto tempo fa. Sembra così vecchia. Mi svegliai, confuso e stordito, con la mente consumata dall'oscurità e dal terrore. Non potevo fare altro che scappare.
la settimana nel cottage mi aveva segnato. Stavo perdendo conoscenza sempre più in fretta. Era di certo costato molto a Zane scendere ancora più a fondo nel buio che stava scandagliando. Ma era riuscito a indebolire la presenza oscura, proteggendomi quella notte. L'ho scritto io. È colpa mia. Esatto, James Joyce. È colpa tua e la pagherai per questo. There's an altar wrought with mystery of Tom the poet and his muse. And a magic lake which gave a light to the